Mancano meno di 2 mesi all'inizio del calciomercato estivo, eppure già tante big del nostro campionato stanno cercando di muoversi in tempo. Muoversi prima per sbaragliare la concorrenza, per attrezzarsi al meglio in vista dell'obiettivo della prossima stagione, che è lo scudetto 2022-2023. Si sta parlando in queste ore del possibile trasferimento, la bomba di mercato lanciata dalla Gazzetta, di Dybala all'Inter, eppure tante altre squadre, tra cui il Milan, stanno cercando di muoversi in tal senso, per cercare di, vediamo se confermare lo scudetto o di riprovarci in base al risultato che vedremo nel fine di questa stagione. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale di FCM Sport, vi ricordo di lasciare un like al video e di supportarci al secondo canale, link in descrizione, FCM TV, per rimanere sempre aggiornati sul mondo del calcio italiano, internazionale e ovviamente per seguire le ultimissime news di calciomercato. Parlerò di un grande acquisto possibile del Milan, che come sappiamo in queste ore sta vivendo una fase societaria molto importante di trasferimento dal fondo Elliott al fondo Investcorp, che è un fondo che appunto tutela, che gestisce i capitali delle famiglie, dei gruppi più importanti del Golfo Persico, quindi tantissimo capitale da investire sul mercato, la dirigenza verrà confermata ma avrà a disposizione tantissime risorse. Chiaramente uno dei ruoli in cui il Milan dovrà prima di tutto investire è quello del centrocampista, perché Frank Essie andrà via a giugno perché firmerà con il Barcellona, andrà via a parametro zero, ci sono state tantissime critiche dei tifosi, soprattutto sul calo del rendimento, su un possibile tradimento di Kessié, che non ha voluto rinnovare nonostante delle buone proposte dal punto di vista dell'ingaggio della dirigenza rossonera. Questo non importa, perché l'importante è che venga sostituito. In pole position per questo ruolo ci sarà Renato Sanchez. Renato Sanchez è un giocatore classe 97, portoghese, quindi ancora giovane ma che ormai è quasi un veterano del calcio internazionale. Perché? Perché lui già nel 2016, appena maggiorenne, si era fatto vedere con la maglia della nazionale portoghese, con un grandissimo europeo vinto dalla propria squadra, e in quell'estate Renato Sanchez venne acquistato dal Bayern Monaco per la cifra record ai tempi di 35 milioni dal Benfica, una cifra record considerando chiaramente l'età del giocatore. In quell'estate ovviamente Renato Sanchez venne molto celebrato, ma fu purtroppo, cioè non fu in grado di reggere tanto la pressione, tant'è che la sua avventura al Bayern Monaco fu un flop. La squadra tedesca, che sì vinceva i campionati ma utilizzava il centrocampista portoghese con il contagocce, ha poi mandato in prestito il giocatore allo Swansea, dove anche lì non fece bene, poi il suo trasferimento qualche anno fa a Lille, che lo ha, diciamo, ripristinato, lo ha comunque rigenerato. Le sue prestazioni infatti hanno fatto risalire il suo valore di mercato e hanno permesso anche a Lille di vincere il campionato francese, una grande impresa quella del Lille, che ha battuto nella scorsa stagione alla lunga su 38 partite grazie anche ai gol di Burak Yılmaz e alle paratissime di Mike Maignan, ha conquistato il campionato francese contro il Paris Saint-Germain, che sembrava chiaramente imbattibile. Un'impresa che devo dire è passata un pochettino sott'occhio, un'impresa molto sottovalutata. Detto ciò, come avete anche visto, tra il Milan e il Lille c'è un asse di amicizia, perché possibile trasferimento di Renato Sanchez, il trasferimento di Mike Maignan, che ha sostituito e come alla grandissima Donnarumma, e anche qualche anno prima l'acquisto di Rafa Leao. Quindi anche questa situazione potrebbe aiutare il Milan a concludere questa trattativa. Tornando alle caratteristiche del giocatore, è chiaro che è un giocatore così abile nel possesso palla, così forte fisicamente, che domina il centrocampo come comunque l'ha fatto Kessié nei suoi momenti d'oro, sarebbe un'ottima pedina per il contesto tattico, per l'11 di Pioli. È un giocatore molto duttile che può giocare in tutte le parti del centrocampo, eventualmente anche ricoprire la posizione di trequartista alle spalle del numero 9, che sarà Giroud, sarà Ibrahimovic, sarà magari un possibile acquisto. Insomma, molto importante anche per il turnover, per appunto cambiare le pedine a partita anche in corso. Renato Sanchez, che veramente fisicamente è un portento, un giocatore che difficilmente perde dei contrasti, chiaramente deve maturare, ma ha avuto negli ultimi tempi la possibilità di farlo, perché si è preso sulle spalle la sua squadra e soprattutto ha una grande esperienza internazionale. Ricordiamo che appunto lui gioca molto spesso con la nazionale portoghese, ha giocato nel Bayern Monaco e sa giocare in determinati palcoscenici, e poi è nel momento migliore della sua carriera, che è una cosa molto importante. Potrebbe essere dunque un ottimo affare per il Milan, ma ci sono anche delle sirene dalla Premier League
campionato nel quale lui ha deluso ai tempi con la maglia dello Swansea, ma avrebbe sicuramente voglia di rifarsi e dimostrare che tanti avevano sbagliato su di lui. Dal punto di vista del prezzo del cartellino, il prezzo abbiamo detto è di 30, ma il Milan potrebbe anche acquistare il giocatore con una base di 20 milioni e poi dei bonus che porterebbe il cartellino a 25 milioni. E poi per quanto riguarda la richiesta del giocatore di ingaggio sui 4 più bonus, che è una richiesta comunque più bassa rispetto a quella che aveva chiesto Franchessy qualche mese fa, telenovela che sappiamo non essere finita bene, ma sappiamo il Milan ha fatto delle scelte negli ultimi anni che sono quelle neanche di Donnarumma, quelle di Çalhanoğlu, ovvero guarda, se tu non vuoi rimanere con il Milan, pazienza, noi troveremo altri e lo facciamo anche bene. Del resto il Milan sta costruendo una bella base con giocatori giovani e anche spesso italiani che stanno creando un ottimo clima nello spogliatoio, ma merito di questo è anche chiaramente del mister Pioli. Chiaramente per concludersi una trattativa del genere è necessaria la volontà del giocatore, che ha Jorge Mendes come procuratore, uno dei più importanti, sappiamo avere tantissimi campioni portoghesi, non solo, su tutti Cristiano Ronaldo, ma è necessario anche che venga promesso al giovane talento portoghese una centralità all'interno di questo progetto, perché altrimenti ci sono tantissime altre squadre, magari anche che potrebbero offrire uno stipendio più alto, che potrebbero fregare al Milan appunto il cartellino di Renato Sanchez. In ogni caso non sarà l'unico investimento sul mercato della squadra rossonera. L'arrivo di Investcorp chiaramente sta portando più capitale e più risorse alle casse rossonere, e sarà necessario intervenire anche sul numero 9, perché Giroud e Ibrahimovic, chiaramente vista la carta d'identità, non hanno un percorso futuribile, come si suol dire. E poi anche sulla fascia destra abbiamo detto dell'interessamento su Berardi, che è in pole position per la fascia destra, dove Salemakers e Junior Messias non danno una grandissima garanzia, soprattutto in termini realizzativi. Per il resto io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale di FCM Sport, di lasciare un like al video e di farci sapere nei commenti cosa ne pensate di Renato Sanchez, se può essere una trattativa che può concludersi positivamente, se è un giocatore adatto al Milan e al campionato italiano. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo al prossimo appuntamento.